ruberò 5 minuti e non parlerò dei problemi vostri perché dovrei copiare e non mi va di copiare. Ma sono qua nella qualità di presidente regionale dell'ANTEAS, l'associazione di volontariato della CISL, diciamo in un certo senso il futuro della CISL, perché oltre ai contratti, oltre ai lavori, al lavoro c'è gente che non ha lavoro, c'è gente che non ha contratto, e quindi pratichiamo la solidarietà, costruiamo la solidarietà, stiamo vicini un po' a chi che non ha nulla, ai poveri. È una linea della CISL, quindi il mio impegno continuo è nella CISL. Non mi sono scostato di un minuto e né di un centimetro. Qual è oggi il compito che ci aspetta a noi della CISL? Perché voglio fare una precisazione, ieri ero postale, poi sono diventato pensionato, oggi sono Andreas, ma soprattutto io sono un gislino. Dico, sono un gislino e una CISL che io ho servito per 50 anni, quindi mi sento il primo. Quando vedo la bandiera della CISL, un po' come il toro quando si innervosisce, insomma. Ma sono gislino per aver servito questa CISL nel suo sviluppo naturale per ben 50 anni, quindi non è il problema di vedere il cislino di ieri e il cislino di oggi, certo ci sono momenti diversi, c'è una formazione diversa, ci sono obiettivi diversi, ci sono problemi diversi, di questi problemi ne ho sentito parlare, negli interventi che mi hanno preceduto, ma ne sento parlare tutti i giorni, perché anche quando non voglio io mi trovo a contatto con questi telefonici, sono lipi. Non lo dico per non menarci, io conosco da quando era giovane, no? Noi dicevamo quando arrivavo la delegazione di Milano, arrivano un po' i padroni della situazione, perché i padroni c'era più, perché contavano di più, ma perché avevano delle esperienze, avevano un terreno, portarsi verso dal posto, un mortifero. Dicevo, oggi mi interessa della Andreas, mi invito ad Enzo Cupri, e tutti, del territorio della Calabria non è una realtà, deve diventare una realtà. Perché deve diventare una realtà? Perché noi abbiamo più problemi di altri, noi abbiamo problemi che sono molto ma molto superiori a quelli del resto d'Italia. E quali sono i problemi? Due sono, sul quale ci stiamo muovendo, stiamo articolando il nostro trattato. La povertà e la solitudine, la povertà economica, la povertà di farmaci, la povertà dei diritti, è un fatto gravissimo che ancora tarda ad arrivare. La solitudine, ci sono le persone anziane, tanti amici, colleghi vostri, ne parlavo con un amico carissimo che mi porta in salute del padre che c'ha 94 anni. La cosa mi fa piacere, certamente, non solo per il ricordo personale, ma anche perché vedo che è una categoria, insomma, che porta questo concetto. Perché la solitudine? Perché c'è un momento attuale che voi vivete, che è quello dei contratti. Chiudiamo i contratti e si dice, con la legge Fornero, se vai in pensione a 67 anni. La media di vita per le donne è di 84 anni, per gli uomini di 82. Pensate a quelli che vanno in pensione oggi, ma anche a quelli che andranno in domani. C'è un margine di 20 anni, c'è l'arco di tempo tra l'uscita e la morte di 20 anni da vivere. Come vogliamo vivere questi anni? È il problema che si pone la CISL, se lo pone la CISL più che altri. Questi 20 anni come li dobbiamo fare? La solitudine, la perdita del posto, la perdita a volte anche dell'affetto di qualche genitore, di qualche marito, di qualche moglie, soprattutto delle coniughe, perché i mariti muoiono tutti, porta in condizione di riflettere su quello che è il resto della vita. Ecco perché la CISL, nell'ambito delle sue politiche, ha innescato questo meccanismo di vedere, di riuscire a realizzare un qualcosa di tutto nostro, nostro nel senso CISL, per vedere come dobbiamo vivere questi 20 anni. Un altro elemento importante che riguarda voi, Pino, riguarda la categoria dei postelegraforici. Voi ieri avevamo il dopolavoro, avevamo il problema del tempo libero. Oggi il dopolavoro non lo avete più.
non c'è più. La politica dell'ex, dell'ente sindacale del turismo italiano, che apparteneva alla CISL, non c'è più. Questo tipo di mandato, questo tipo di incarico, questo tipo di potere è passato alla DEAS. Ecco perché, oltre alle cose che ho detto, si unisce questo atto nuovo per vedere come dovete organizzare il vostro tempo libero oggi, non domani, oggi che siete in servizio, oggi che siete in attività. Dare la mano perché l'ETS, passato nelle competenze di ANDES, possa sviluppare sul territorio un tipo di ragionamento molto molto proficuo per la categoria, significa in un certo senso ritornare un po' ai benefici del vecchio contratto, visto che nel vecchio contratto noi avevamo tutta una serie di... Sono due elementi, anzi tre, che vi prego di riflettere, non certamente nella giornata del congresso, perché il congresso è tutta un'altra cosa, ma nelle politiche di tutti i giorni, con l'azienda, con la CISL, con le istituzioni locali, per il vedere di capire quale dobbiamo costruire, quale futuro dobbiamo costruire, oppure quale strada dobbiamo seguire, per vedere di rispondere a chi? Ai lavoratori, alle famiglie, ai figli, ai piccoli e ai grandi. Questo tipo di lavoro la CISL non lo può fare solo, lo deve fare con le categorie, ecco la presenza, sarei venuto comunque per un principio di cuore, visto che voi nel vostro cuore avete messo il cuore, insomma il mio cuore è lì, quando sento parlare di queste lavori, quando sento parlare di posto è lì, io giro un po' il mondo, quando arrivo in un paese vado all'ufficio postale, ma scusa la cartolina, ma vado per vedere l'ufficio postale, insomma. Quindi c'è questo affetto, c'è questo legamento che è costante, non sono dubbi, poi con tanti voi ci conosciamo. Però se vi posso dare un consiglio, e me lo dovete permettere, per l'incarico che ho, non per l'anzianità prima, vedete di riflettere su questi argomenti che vi ho trattato, anche e soprattutto a livello di territorio, per vedere se assieme riusciamo a costruire un qualcosa che possa tornare utile a voi, possa tornare utile alla CISL, ma soprattutto possa anche contribuire a vedere quale sarà un domani che, oltre alla pace, dovrà essere anche un domani di serenità. Concludo dicendovi, io così veloce, vado veloce perché c'è un altro impegno, purtroppo vi devo lasciare, l'ho detto prima Alpina, Denzo, Salvatore, Alpina De Tours, io prenderò, c'è un altro impegno, quindi devo lasciare. Un elemento in più che credo sia opportuno mettere sul dibattito che fate in questi giorni, che state facendo stasera a Catanzaro, è quello di vedere, in considerazione del fatto che il tempo è veloce, il vostro lavoro oggi non è più come quello che avevamo noi, i tempi sono diversi, i tempi di lavoro sono diversi, i tempi anche il rapporto con la gente, con il pubblico è diverso, noi li chiamavamo utente, Dino, ma invece vi chiamano cliente, è molto diverso. Cercate di approfondire e rendere contrattualmente valida la formula della formazione professionale, reclamate sempre di più professionalità, recupero, perché fra qualche giorno, fra qualche mese, dopo anni, fra qualche mese, quelli che sono i giovani di oggi non lo sono più nell'azienda, perché l'azienda distrugge, così com'è distrugge. C'è qualche categoria che vi avvicina anche, che nel contratto è inserito la formazione professionale, più formazione possibile, poi vi mettete d'accordo se è formazione che la dovete pagare voi o che la deve pagare. Noi abbiamo iniziato con le 150 ore, se ti ricordo. Oggi c'è necessità di una professionalità permanente, una formazione che sia costante, che sia reale, non basta più la teoria, non c'è più teoria, non c'è la poesia a memoria, c'è una professionalità diversa che deve nascere dalla formazione costante, perché se non c'è questo elemento ci troviamo in difficoltà, come lavoratore, come CISL, io sono pensionato, ma no, anche noi pensionati ci troviamo in difficoltà. Anche nel nostro lavoro nella CISA, nelle varie categorie, ci troviamo in difficoltà. Allora su questo credo sia arrivato il momento anche di riflettere la raccomandazione che faccio a fine, per dirla mai, per dirla a tutta la categoria. Perché questo sentimento? Non è un sentimento di anziani che vuole parlare, o di un padre che vuole parlare ai figli. È un sentimento di un post-telegraforo ieri, oggi e domani, che assieme a voi vive tutti i giorni questa vita, questa realtà, vive la CISA.
Io ho SLP, l'abbiamo parlato noi di SLP. Non c'era SLP prima. C'era il SILP, c'era il SILP. Oggi questo SLP deve essere la continuazione. E attenzione, Enzo, ai giovani. Ricordiamo la storia. Non per essere ricordati gli anziani, ma per fare in modo di capire meglio la strada del futuro. Perché se non riuscite a capire quello che c'era ieri, domani non andate da nessuna parte. Quindi studiamo il passato. Studiamo il passato e poi avete maggiore elemento per poter proiettare nel futuro. Auguri.